Salve a tutti amici Polverelli, eccoci qua, siamo tornati con un duello. Oggi usiamo DDD e siamo contro Pendulum Magician Performage. Mano un po' brick, però vediamo Antispell che comunque ci aiuterà a stallare per ben 2 turni contro questo deck. Ovviamente vogliamo che le melme vadano al cimitero in quanto non ci servono appunto in campo e neanche in mano, per ora soprattutto quelle rosse, mentre quelle verdi sono utili. L'unica cosa negativa di attivare Antispell di primo è che adesso se vediamo i Dark Contract, cioè le magie Dark Contract, dobbiamo prima settarle e quindi ci faranno perdere un turno. Lui vabbè ci picchia con il 1600 dei Performage, ma alla fine comunque era quello che volevamo, avere la melma al cimitero. Top deckiamo il Searching del deck e grazie diciamo a questa carta riusciamo un po' a migliorarci la mano. Ci andiamo il Dark Contract Dark Gate, praticamente... Subiamo 1000 ogni standby come ogni Dark Contract, però ci permette di addare un DDD. Un DD o DDD che sarebbe, vabbè, praticamente addate una carta mostro di questo mazzo. Tuttavia bisogna settarlo purtroppo e quindi ci fa perdere un turno. Adesso l'oppo farà di tutto per toglierci l'antispell, facendosi peraltro molti meno, devo dire. Infatti adesso attiverà... Riuscirà a fare praticamente un sincro usando il Tanner Level 3 dei Magician che è addabile. Vi ricordo che è addabile anche se si chiama Maga, perché comunque in inglese è Mage e quindi la traduzione è giusta. È Magician, scusate, quindi la traduzione è giusta. Quindi anche se Pendulum Call in italiano dice Mago, potete dare anche Maga. No, ve lo dico perché alcuni avevano dei dubbi quando ho fatto io dei duelli su DN. Perfetto, ci evoca Mikael. Mikael paga 1000, può bandire una carta dal terreno, ovviamente ci bandisce l'antispell. E ci prendiamo anche 2006 danni proprio diretti, in quanto Keplero purtroppo ha 0 d'attacco, e infatti è l'unica cosa negativa. Anche se comunque Keplero è utile perché di solito a combo riuscita dovremmo avere Ragnarok e possiamo usare Keplero come materiale per effetto di Ragnarok. Da spaccare per bandire un mostro sul terreno, cosa molto forte. Quindi adesso siamo veramente in una situazione di merda e top deckiamo anche una carta schifosa perché l'avevamo già settata, però riusciamo a ribaltare tutta la situazione dandoci semplicemente una carta, cioè lo slime verde. Per chi non lo sapesse, possiamo scartarlo per fare una praticamente fusion. Scartando lui ovviamente un'altra carta, scartiamo la melma rossa che in mano non ci serve a nulla. Giovanna d'Arco, e adesso se non sbaglio bandiamo la melma verde per evocare speciale. Anzi, no, esatto. Prima attiviamo Transmodify. Questa è la combo staple del deck, cioè Transmodify su Giovanna d'Arco. Evochiamo Ragnarok, Ragnarok effetto, e riborniamo Giovanna d'Arco. Quindi abbiamo due bittoni belli grossi. Adesso bandiamo due slime rossi per evocare un'altra Giovanna d'Arco dal nostro extra deck, e quindi riusciamo ad avere tre mostri ciccioni. E infine bandiamo lo slime verde per evocare Leonidas dalla mano, in modo da poterci fare anche Xyz rank 7 come succederà. Settiamo l'altro Dark Contract, magari ce lo tifone, spreca un tifone. Perfetto, facciamo Big Eye in quanto voglio prendergli Mikael per bandirgli una carta sul terreno e soprattutto perché comunque diciamo il mio intento non era di OTK-pare questo turno. Tuttavia avrei potuto OTK-pare se avessi bandito il Performage e avessi attaccato con Mikael, Giovanna d'Arco e Ragnarök, ma sapendo che lui aveva una carta a set ho pensato più che altro di fare il possibile per impedirgli qualsiasi giocata nel prossimo turno, tanto ero abbastanza in vantaggio sia come mostri che come terreno. Infatti, dopo un po' di indecisione, come potete vedere, decido di bandirgli Wisdom Eye, in modo da non permettergli di fare la combo il turno dopo, di mandare Wisdom Eye all'extra e portarsi il pendolo che vuole lui. Mi chiede se potevo attivare 2 volte l'effetto di Melma Verde. Sì, potete, 2 volte ognuno dei cioè una volta ognuno dei suoi 2 effetti. Quindi io in questo turno ho attivato sia l'effetto di fondere che l'effetto di bandire per evocare dalla mano. E quindi sì, ci ritroviamo quindi a discutere per un attimo, però vabbè, finisce tutto, capisce che posso farlo. E arriviamo in battle, quindi decido di picchiare. Il Damage Juggler, sì, il Damage Juggler,
il performance che lui reborna, perde 1000, perde 2,8 e va a 2,2 vita. Decido di fare un altro Xyz perché vedendo che lui ha poca vita e sapendo che è un mazzo che deve attivare le carte Pendulum per funzionare, decido di fare Red Eyes e quindi probabilmente richiudere nel suo turno, cosa peraltro che accadrà. Subito pensavo di fare Match Phantom Beast e spaccargli l'altro Pendulum, poi però ho pensato che aveva attivato Pendulum Call, quindi era meglio andare di Red Eyes. Pesca, adesso se non sbaglio, dovrebbe mettere un pendolo e quindi perdere 500 life points e poi attivare Wavering, una roba del genere. Esatto, mette il pendolo, perde 500, attiva Wavering, mi fa perdere 500 e lui perde 500, andando a 1200. Ovviamente non ha tenuto, diciamo, non ha calcolato i life points che gli servivano per fare la sua combo, e infatti, diciamo, sarà stato questo il suo errore, che comunque con le carte che ho visto che ha in mano praticamente non poteva fare altrimenti. Pendulum Call, scarta 1, perde altri 500, va a 700 life points e si ha da due carte Pendulum, ma ovviamente, ragazzi, non può attivarle tutte e due, e attivarne solo una non ha senso, quindi è GG per noi. Bene ragazzi, ditemi se questo video vi è piaciuto, scrivetemi qui sotto nei commenti che altri mazzi portare per questi duelli e se preferite duelli al meglio delle tre o vi vanno bene questi duelli al meglio di uno, cioè duello singolo, oppure volete proprio il duello intero. Spero il video vi sia piaciuto, ciao a tutti!